Ritrovati a questo appuntamento, buongiorno. Come di consueto ci prendiamo qualche minuto di tempo per consentire a tutti di fare accesso in aula. Questo è il settimo appuntamento di questo percorso, quindi volge al termine la settima, quindi penultima tappa del percorso MOOC realizzato grazie alla Regione Siciliana. Buongiorno e benvenuti. Vi ricordiamo, per quanto riguarda gli attestati di partecipazione, che saranno rilasciati a tutti coloro che avranno fruito almeno del 70% del monte ore previsto, quindi che abbiano partecipato almeno a 11 ore, sia in modalità sincrona e asincrona. Ovviamente poi sarà necessario compilare, noi attesteremo la partecipazione, la presenza di tutti coloro che avranno raggiunto almeno il monte ore richiesto, e poi, previa compilazione del questionario di gradimento, potrete ricevere la vostra attestazione. Buongiorno e benvenuti e bentrovati. State entrando tutti, quindi ci prendiamo ancora qualche minuto prima di entrare nel vivo del tema di oggi, che è di grandissimo interesse, perché la collega Claudia Salvi vi farà una panoramica su tutti quelli che sono i programmi a gestione diretta, quindi i cosiddetti programmi tematici, i finanziamenti diretti del prossimo periodo, del periodo di programmazione 2021-2027, che sta appunto iniziando. Quindi, insomma, la panoramica che farà la collega sarà di particolare interesse perché, come dire, presenterà un po' tutti quelli che sono i programmi nell'ambito del quale sarà possibile poi di beneficiare, nell'ambito dei quali sarà possibile beneficiare di una serie di opportunità finanziarie. E questo è il tema dell'ultimo webinar, dell'ultimo incontro, lo vedremo giovedì prossimo insieme. È un po' un'introduzione a come presentare una proposta di progetto nell'ambito di questi programmi, di cui appunto la collega vi farà un overview, una panoramica molto esaustiva e molto interessante. Quindi, come dire, è un prezioso momento di aggiornamento e di informazione. Vi segnaliamo alcuni prossimi eventi, ma anche un evento che si è realizzato, che abbiamo realizzato come Centro Europe Direct. Voi sapete che Formez è anche un Centro Europe Direct, quindi è un'antenna informativa della Commissione europea sul territorio italiano. Vi invitiamo a seguire questo evento che si è realizzato il 27 aprile, per il quale è già disponibile la registrazione, quindi la pagina su Eventipia è già stata aggiornata con la registrazione dell'evento e con le slide presentate dai relatori. È stata una giornata molto interessante perché il tema su cui verteva appunto era la transizione digitale e le opportunità di finanziamento del periodo 21-27 in questo settore. Quindi vi consigliamo, per coloro che non l'avessero seguito, di fruirne in modalità asincrona. E poi permetteteci molto rapidamente di ricordarvi i prossimi appuntamenti a cui vi invitiamo a partecipare se di vostro interesse, in particolare due eventi organizzati sempre come Centro Europe Direct sul tema della pace, in prossimità della Festa dell'Europa, che come sapete si celebra il 9 maggio, e quindi abbiamo previsto due incontri, uno il 4 maggio sul tema la pace e la difesa in Europa e un successivo appuntamento, martedì successivo, l'11 maggio, l'integrazione europea come progetto di pace. E poi ci sono anche gli altri appuntamenti che vedete qui, e quindi coloro che fossero interessati possono iscriversi direttamente cliccando sulle relative pagine su eventi PA. E come vedete, anche nell'ambito di Lezioni d'Europa proporremo alcune tematiche che sono oggetto di questo percorso MOOC, quindi coloro che volessero approfondire o risentirli, insomma, sono invitati a prendere parte a questi eventi. Vi segnaliamo anche un appuntamento molto importante che era programmato, schedulato per domani 30 aprile, ma che abbiamo dovuto rinviare sempre al 4 maggio. Quindi il 4 maggio è una giornata intensa, abbiamo due attività online che vi consigliamo di suggerire, e in particolar modo vi segnaliamo questo appuntamento sulla presentazione, quindi l'avvio, il lancio della piattaforma sulla conferenza sul futuro dell'Europa, che è uno spazio molto importante, insomma, per consentire a tutti i cittadini europei di prendere parte, di dire la loro, insomma, a questo
processo di partecipazione attiva, di cittadinanza attiva e di dire la loro di dire la propria, le proprie aspettative, le proprie idee sul futuro dell'Europa, su come vorrebbero che l'Europa configurasse le proprie azioni nel futuro. Quindi vi ricordiamo che alle ore 12 del 4 maggio ci sarà proprio a cura della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della presentazione di questa piattaforma, che è uno strumento multilingue, sarà disponibile in tutte le lingue dell'Unione Europea e in cui, come vedrete, poi come vi presenteremo il 4 maggio, insomma, sarà possibile un'interazione e una partecipazione attiva da parte di tutti i cittadini, ma questo lo vedremo più in là. Prima di lasciare la parola a Claudia Salvi, volevo ricordarvi che questo percorso MOOC appunto volge al termine e concluderemo il prossimo giovedì, però vi anticipiamo e poi ve ne daremo ovviamente comunicazione attraverso i nostri canali, insomma nelle prossime settimane. Vi anticipiamo che stiamo, grazie sempre al progetto di supporto alla Regione Siciliana per l'attuazione della strategia di comunicazione del programma operativo Fondo Sociale, stiamo lavorando anche alla progettazione e alla erogazione di un MOOC, quindi di un percorso simile, sempre online, sempre su questa piattaforma e-learning, che verterà sul tema delle competenze digitali. Lo vorremmo realizzare prima dell'estate, ci stiamo lavorando, quindi poi ve ne daremo comunicazione un po' più compiuta e precisa non appena sarà appunto disponibile, sarà online. A questo punto, per non perdere altro tempo e non sottrarre tempo prezioso alla collega che ha tantissime cose da dirvi, le lascerei subito la parola. Quindi invito Claudia ad accendere la sua webcam e il suo microfono in maniera tale che possa entrare nel Grazie merito. Raffaella, c'erano un po' di problemi di audio, quindi ti sentivamo a tratti, anche io, però vedo che anche i partecipanti. Volevo solo dire una cosa perché Raffaella ieri non c'eri, quindi non sai quello che è successo. La videoregistrazione dell'evento di ieri sulla transizione digitale verrà messa in linea tra qualche giorno, in quanto l'avevamo messa in linea, però ci siamo resi conto che alcune parti non funzionavano e quindi poi non è stata più messa in linea, quindi il tempo di verificare il motivo per cui la videoregistrazione ha avuto questi problemi e poi dopo la rimetteremo in linea. Esattamente quello che diceva Raffaella. La puntata di ieri è importante perché poteva essere un'integrazione rispetto alle cose di cui parleremo questa mattina. Di cosa parliamo stamattina? Come diceva Raffaella, faremo una panoramica di quelli che sono i finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Ora, alcuni sono un po' più di ampio respiro e quindi possono interessare tutti, altri sono specifici per alcuni target, diciamo. Su quelli andremo un pochino più velocemente, però comunque ne parleremo per farvi capire tutto quello che in questo momento si sta muovendo a livello di finanziamenti diretti. Facciamo un piccolo passo indietro, ritorniamo alla lezione sulle fonti di informazione. Quelli di cui parliamo oggi sono i finanziamenti a gestione diretta, cioè quei finanziamenti che vengono gestiti direttamente, da Bruxelles. O tramite le proprie direzioni generali oppure attraverso le agenzie di esecutive. E su questo vi devo dire una cosa, dal 1 aprile sono operative le nuove agenzie esecutive della Commissione europea, ma ne parleremo proprio alla fine perché sarà l'ultima slide, vedremo quali sono e di che cosa si occupano. Quindi, come dicevamo, oggi vediamo solo quei finanziamenti che sono a gestione diretta, vengono gestiti direttamente da Bruxelles e per i quali necessita anche la costituzione di un partenariato per poter accedere ai finanziamenti. Gli enti che possono partecipare sono svariati, possono essere enti pubblici, privati, ONG e così via. Questo molto dipende dalla linea di finanziamento che si intende utilizzare e anche la specificità su chi può partecipare in genere viene indicata poi negli inviti a presentare proposte relativi a quello strumento finanziario. Prima di proseguire, volevo solo sapere una cosa: voi mi sentite bene o persistono quei problemi di audio? Se cortesemente mi date sì, perfetto, d'accordo, allora possiamo continuare.
Andremo un po' veloci perché le slide sono tante, sono circa 100 slide, quindi potremmo stare un minuto per slide. L'importante però è che oggi voi ne riceviate una panoramica che potete poi approfondire sia sui nostri siti web, ma anche contattando i punti di contatto nazionale. Questa è un'altra cosa importante che devo dirvi. Per ognuno di questi strumenti finanziari, la Commissione europea, almeno per i principali, che sono il programma Erasmus, il programma Europa Creativa, istituisce dei punti di contatto nazionale che a livello nazionale si preoccupano di dare pubblicità ai bandi, di organizzare le giornate informative, ma anche di dare assistenza a chi vuole proporre le proposte di progetto. Però casomai poi a questo punto ci torneremo con la lezione successiva che sarà l'ultimo quando parleremo di progettazione vera e propria. Allora, uno dei programmi, un'altra cosa che devo dirvi prima di cominciare la presentazione è che tutti questi programmi per questi programmi, per la maggior parte c'è un accordo politico, però non tutti sono stati ancora adottati formalmente dalla Commissione europea. Per me essere adottato formalmente significa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in Gazzetta Ufficiale serie L, che è la serie della legislazione di cui abbiamo parlato l'altra volta. Quindi praticamente questi programmi sono già operativi, infatti per molti di questi, anche se non sono stati adottati ufficialmente, ci sono già i bandi aperti e poi vedremo quali perché li ho indicati nella presentazione, però ancora non esiste la Gazzetta Ufficiale di adozione perché ci stanno ancora, diciamo, lavorando, siamo ancora nei lavori in corso, probabilmente questo succederà. Nei prossimi mesi, probabilmente proprio tra maggio e giugno. Allora, uno dei programmi che sicuramente è stato riconfermato per questo nuovo periodo di programmazione è il programma Erasmus+. Ci sono alcune novità, c'è stato un aumento nel numero dei beneficiari, la nuova versione dovrebbe sostenere fino a 12 milioni di persone, che dovrebbe quasi rappresentare il triplo rispetto al periodo di programmazione precedente. Un'altra cosa importante di questo programma è che ci sarà una maggiore partecipazione di persone che provengono da tutti i tipi di estrazioni sociali. Molta attenzione sarà rivolta in particolare alle persone che provengono dai contesti svantaggiati. In più ci sarà una costruzione di relazione più forte con il resto del mondo, cercando di favorire quanto più possibile progetti di partenariato con paesi terzi, quindi con paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. In più ci sarà una promozione di campi di studio orientati al futuro, quali le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici, l'ingegneria ambientale e l'intelligenza artificiale. Infatti, il nuovo Erasmus+ si dice che sarà più inclusivo, più digitale e più green perché concentrerà la propria attenzione di più su questi temi. Un'altra novità del futuro periodo di programmazione è questo rafforzamento dell'iniziativa Discover EU. Questa è un'iniziativa che offre la possibilità ai giovani di scoprire l'Europa attraverso esperienze di viaggio e quindi di apprendimento. Il viaggio in particolare viene favorito attraverso l'utilizzo del treno, che vedremo è un altro dei punti fondamentali, ne avevamo parlato l'altra volta quando abbiamo parlato dello European Green Deal. Il treno, questo è l'anno europeo delle ferrovie, il treno come mezzo di trasporto ecologico, mezzo sul quale si dovrà puntare nei prossimi anni per contribuire a questo raggiungimento degli obiettivi climatici entro il 2050. In più, sempre nell'ambito dell'Erasmus+, verrà dato il sostegno a nuove iniziative faro, che sono le università europee, le accademie degli insegnanti Erasmus e anche centri di eccellenza professionale. Ora, l'obiettivo del programma è quello dello sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione delle gioventù e anche dello sport, sia in Europa che nel resto del mondo, per dare così un contributo alla crescita sostenibile, all'occupazione, alla coesione sociale, come pure al rafforzamento dell'identità europea. Gli obiettivi più specifici del programma saranno la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento, la mobilità dell'apprendimento non formale, ma anche la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo. Diciamo che lo sport, che era un'azione nuova del vecchio periodo di programmazione, in questo programma viene ulteriormente rafforzato, proprio come parte di un apprendimento più forte.
Il budget che viene assegnato al programma dovrebbe essere anche più efficace nel sostenere altri obiettivi fondamentali, come quello della costruzione entro il 2025 di uno spazio europeo dell'istruzione, l'offerta di maggiori opportunità di giovani e anche la promozione di un'identità europea attraverso politiche, a favore dei giovani, dell'istruzione e della cultura. Le azioni che il programma prevede sono essenzialmente tre, come vi dicevo prima, un'azione 1 che si occupa di mobilità ai fini dell'apprendimento, un'azione 2 che si occupa di cooperazione fra istituti e un'azione 3 che invece si occupa di sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione. Molto velocemente nell'azione 1, quella mobilità ai fini dell'apprendimento, come sempre si avrà questa distinzione nei tre settori, le azioni che vengono fatte nell'istruzione e nella formazione, come la mobilità degli studenti, dei discenti, degli alunni e anche del personale che si occupa di istruzione degli adulti, ma anche opportunità di apprendimento linguistico. Poi abbiamo la mobilità ai fini dell'apprendimento nel settore della gioventù, che prevede la mobilità dei giovani, attività di partecipazione dei giovani, attività previste nell'ambito del Discovery EU e la mobilità degli animatori giovanili. E poi, come sempre, ci sono azioni nel settore dello sport proprio per favorire la mobilità degli allenatori e di tutti coloro che si occupano dello sport, quindi il personale in realtà addetto allo sport. L'azione 2 si occupa invece della cooperazione tra istituti di formazione e di istruzione, quindi favorirà essenzialmente partenariati per la cooperazione, ma anche lo scambio di buone prassi, promuoverà partenariati per l'eccellenza, quelli per l'innovazione, favorirà la creazione di piattaforme online, per la condivisione, diciamo, di quelle che sono le buone prassi. In questa azione qui è anche previsto il supporto a quello strumento che si chiama eTwinning, che è una piattaforma elettronica per la collaborazione e l'apprendimento degli adulti in Europa. In più, ancora, la cooperazione tra istituti è previsto anche nel settore, come sempre, della gioventù e dello sport, più o meno con le stesse modalità previste per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione. E poi abbiamo un'azione 3 che invece si occupa dello sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione. Anche qui nei tre settori differenti, quindi nell'istruzione, formazione, gioventù e sport, e questo più che altro si occupa di dare il sostegno a quelle che può essere l'attivazione, per esempio, delle agende politiche generali, il sostegno agli strumenti e alle misure dell'UE che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze. Favorire il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interesse, insomma, tutte quelle azioni che in qualche modo vanno a rafforzare la cooperazione a livello europeo in questi tre settori. Anche in questo nuovo periodo di programmazione avremo quelle che sono le azioni di Jean Monnet. Queste sono cattedre che vengono istituite presso le università che sostengono l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea. In particolare sono favorite alcune azioni come le azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore, le azioni Jean Monnet in altri ambiti del settore dell'istruzione e della formazione, però nell'ambito delle azioni Jean Monnet c'è previsto anche il sostegno ad alcune istituzioni europee, come l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, il Collegio d'Europa, l'Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione di Maastricht, la cosiddetta EIPA, l'Accademia dei Diritti, dei Diritto Europeo di Trevi, l'Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e il Centro Internazionale di Formazione Europea che si trova in Nizza. Come vi dicevo prima, i beneficiari di questo programma possono essere tutti soggetti giuridici, sia del settore pubblico che del settore privato, che in qualche modo sono coinvolti nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Come vi dicevo prima, questo programma, anche se non è stato ancora adottato formalmente, in realtà già ha visto la pubblicazione dei primi bandi. I primi bandi riguardano tutte e tre le azioni del programma e quello che vedete nel box in basso con l'altoparlante è la gazzetta ufficiale dove potete andare a consultare questi primi bandi che hanno varie scadenze.
Poi, strettamente collegato al programma Erasmus, abbiamo il Corpo Europeo di Solidarietà. Questo ha come obiettivo quello di dare ai giovani la possibilità di prendere parte a una serie di attività solidali in cui si possono affrontare delle situazioni difficili in tutta l'UE, ma anche nel resto del mondo, mediante attività di volontariato, di tirocini, ma anche di lavoro retribuito. Tenete presente che quando c'è stato il terremoto in Abruzzo, e anche del Lazio, in realtà quelli che furono coinvolti furono i giovani del Corpo Europeo di Solidarietà che appunto sono venuti a dare aiuto alle popolazioni, quindi per esempio nella distribuzione dei pasti, nell'organizzazione delle tende per gli sfollati e così via. Quindi, come vedete, è uno strumento molto potente. Chi sono i destinatari di questo programma? Devo dirvi una cosa, questo programma esisteva già nel periodo di programmazione precedente, ma non aveva una propria autonomia. In realtà ha incominciato ad avere una propria autonomia come programma soltanto alla fine del periodo di programmazione, negli ultimi 2 anni, quindi a partire dal 2018. Prima venivano queste azioni del Corpo Europeo di Solidarietà venivano finanziate nell'ambito di altri programmi, tipo per esempio il programma LIFE. Destinava una parte del budget per poter favorire le attività del Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche altri programmi come l'Erasmus contribuivano a finanziare questo programma. Nell'attuale periodo di programmazione si è deciso di dare una vita autonoma a questo programma che ora ha un proprio budget e quindi può tranquillamente coordinare le proprie azioni. I destinatari del programma sono tutti giovani che hanno un'età compresa tra i 17 e i 30 anni. In realtà, i giovani possono cominciare a registrarsi a partire dall'età dei 17 anni, ma prima di poter contribuire realmente, di poter partire come volontari, devono aspettare il raggiungimento della maggiore età, quindi 18 anni. L'iscrizione va fatta attraverso il portale europeo per i giovani, che vi ho indicato qui nella slide. Inoltre, un'altra novità del programma è che i giovani hanno la possibilità anche di presentare dei progetti di solidarietà, diciamo per proporre e attuare delle proprie idee di attività solidale senza dover attendere l'offerta di un'opportunità che può derivare, da un'organizzazione. Quindi, come vi dicevo, le azioni sono tre: volontariato, tirocini e inserimenti, lavorativi. In realtà, secondo la nuova proposta della Commissione, questo strumento diventa un punto di accesso unico per i giovani che sono disposti ad impegnarsi e assorbe anche quella che si chiamava prima, l'iniziativa Volontari Europei per l'aiuto umanitario. Quindi il programma prevede la creazione di un vero e proprio sportello unico per i giovani che sono disposti a impegnarsi in attività di volontariato. Le azioni che prevede? Prevede i collocamenti di solidarietà che consentano ai giovani di svolgere attività di volontariato per un massimo di 12 mesi, tirocini che vanno per un periodo compreso da 2 a 6 mesi e attività lavorative in conformità alla legislazione nazionale per un periodo di 2 a 12 mesi. Poi abbiamo i gruppi di volontariato che permettono a gruppi di 10-40 giovani che provengono da diversi paesi di fare attività di volontariato insieme per un periodo che può andare dalle 2 settimane ai 2 mesi. Poi ci sono questi progetti di solidarietà che vi dicevo prima, che consentono a piccoli gruppi che devono avere almeno 5 partecipanti di creare e realizzare delle proprie iniziative per progetti di solidarietà e il periodo, diciamo, di attuazione deve andare da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi. E poi abbiamo anche le attività di rete che contribuiscono ad attirare nuovi partecipanti nell'ambito del programma, permettere lo scambio di buone pratiche e fornire anche un sostegno post-collocamento, così come la costituzione di reti di ex partecipanti. I beneficiari chi sono? Qualsiasi organismo pubblico o privato che rispetti diciamo, dei rigorosi criteri qualitativi può in realtà proporre un progetto per il Corpo Europeo di Solidarietà. Quindi da una parte abbiamo i destinatari che sono i giovani, i beneficiari sono quegli enti che in qualche modo possono garantire diciamo, la messa in opera di queste attività di volontariato, tirocini e quant'altro. In realtà questi possono essere anche una grande opportunità per gli enti pubblici, perché attraverso i progetti di volontariato in realtà possiamo
fare anche tutte quelle iniziative, vi faccio un esempio, come per esempio liberare le spiagge dalla plastica, perché appunto i giovani possono essere impegnati in questo tipo di attività. Sto guardando una domanda, rispondo subito. Dove è possibile trovare la guida del programma Erasmus? È possibile avere l'indirizzo link della pagina web? Sì, in quel link che vi ho dato, dove sono i bandi, è indicato pure l'indirizzo web dove voi potete trovare ulteriori informazioni e c'è anche la guida per i partecipanti. Inoltre, sulla nostra banca dati, ma questo lo vedremo alla fine della giornata, quella dei finanziamenti europei, noi indichiamo sempre il link al sito del programma, quindi potete andare anche attraverso quel link alla pagina del programma Erasmus e lì poi sulla pagina del programma Erasmus trovate la guida per i partecipanti. Chiaramente, tornando al Corpo Europeo di Solidarietà, sarebbe meglio nel momento in cui si sviluppano dei progetti nel settore del Corpo Europeo di Solidarietà, coinvolgere anche i servizi per l'impiego pubblici e privati e anche le Camere di Commercio. Anche per il Corpo Europeo di Solidarietà esistono i bandi aperti. Questi sono stati pubblicati molto di recente, il 15 aprile, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e quelle che vedete a video sono le scadenze per il prossimo periodo. Quindi vedete abbiamo delle prime scadenze, ma anche delle scadenze un pochino più ampie, quindi a ottobre per chi vuole cimentarsi nella presentazione di una proposta di progetto. Altro programma importante, abbiamo questo fondo che si chiama Fondo Giustizia, Diritti e Valori. Questo comprende i vecchi programmi della programmazione precedente, Diritti e Valori, e il programma Giustizia. Chiedo scusa, ho fatto un errore. Nel periodo precedente esisteva Europa per i cittadini e il programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. Ora, questi sono stati inclusi in questo nuovo fondo che si chiama Fondo Giustizia, Diritti e Valori, che a sua volta è suddiviso in due sottoprogrammi. Uno è il programma Diritti e Valori e un altro è il programma Giustizia. Quindi, per tutte quelle che sono le tematiche della cittadinanza, dei diritti e della parità di genere, il programma di riferimento sarà ora il programma Diritti e Valori. Allora, tre sono gli obiettivi specifici di questo programma. Una sezione che si chiama Parità e Diritti, che appunto andrà a promuovere tutte quelle che sono le azioni in questo settore. Poi abbiamo un'altra sezione che si chiama Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, che va a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione. E questo in realtà va a sostituire un pochino quello che era il precedente programma Europa per i cittadini, che si occupava esattamente di queste tematiche. Resiste ancora in questa nuova programmazione la sezione Daphne, che si occupa in generale del contrasto alla violenza contro, in particolar modo contro i minori, ma anche contro, diciamo, le donne. Quindi il programma vuole contribuire a combattere le disuguaglianze e le discriminazioni, ma anche a garantire una migliore protezione dei minori. Inoltre sostiene il ruolo fondamentale dell'ONG e della società civile nel promuovere e nel salvaguardare quelli che sono i valori comuni dell'Unione Europea, nel sensibilizzare le persone su queste tematiche e anche nel garantire che i cittadini europei possano godere dei propri diritti. Come vedete, sono varie le attività che possono essere finanziate: attività di sensibilizzazione, di formazione, attività di apprendimento reciproco. Principalmente, qui vengono finanziate anche quelle che sono le attività di gemellaggio tra le città, che noi trovavamo nel vecchio periodo di programmazione nella sezione Europa per i cittadini. In realtà, sono state ora inserite all'interno del programma Diritti e Valori. Ancora possono essere finanziate attività di analisi e di monitoraggio per cercare di capire quanto più possibile qual è la situazione negli Stati membri a livello dell'Unione Europea per tutto ciò che riguarda i diritti delle persone. In più, il programma dà il sostegno alle organizzazioni della società civile per promuovere e agevolare la partecipazione attiva alla vita democratica e in più viene dato il sostegno per lo sviluppo delle capacità delle reti europee e quindi
anche per promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione Europea. Chi sono i beneficiari? Sono i soggetti attivi nel settore dei diritti, in particolare le ONG, gli organismi che si occupano di pari opportunità, le amministrazioni pubbliche, chiaramente le reti giudiziarie, ma anche le università. Anche per questo programma, che non è stato ancora adottato ufficialmente dall'Unione Europea, in realtà sono stati già pubblicati i primi bandi. Come vedete, abbiamo anche delle scadenze abbastanza ampie. Ora, tranne la sezione Daphne, che scade il 15 giugno, per le altre due, e quindi per evitare la violenza contro i bambini, abbiamo scadenze anche al 7 settembre. Quindi avete tutto il tempo per poter preparare delle proposte di progetto. Altro programma molto importante della Commissione europea è il programma Europa Creativa. Questo in realtà è stato riconfermato per il nuovo periodo di programmazione, gli verrà assegnato un budget di 1,46 miliardi, ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale e linguistica, anche di patrimonio culturale. E in più l'altro diciamo, obiettivo fondamentale del programma è quello di rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare però del settore audiovisivo. Così come nel periodo di programmazione precedente, il programma è diviso in tre sottoprogrammi. Quindi abbiamo un sottoprogramma che si occupa specificamente di sostenere le azioni nel settore della cultura, un altro programma che è il programma media, il sottoprogramma media che si occupa di sostenere tutte quelle che sono le azioni nel settore audiovisivo, e poi abbiamo una componente transettoriale che esisteva anche nel periodo precedente, che riguarda il sostegno a tutte le attività che riguardano i settori culturali e creativi. Ci sarà un aumento del budget dell'80% rispetto al periodo precedente, e per la prima volta nell'ambito della componente transettoriale verranno sostenuti progetti di alfabetizzazione mediatica, e quindi anche del pluralismo e della libertà dei media, nella libertà dei media. Come vi dicevo, i tre sottoprogrammi prevedono varie azioni. Quello che è relativo alla cultura si occuperà di promozione dei settori culturali e creativi europei, ma anche di istituzione di progetti, reti e piattaforme di cooperazione per collegare tra di loro gli artisti di talento che sono presenti in tutta Europa, e anche per cercare di agevolare la cooperazione transfrontaliera dei creatori. Abbiamo il sottoprogramma Media, che dà il sostegno all'industria cinematografica audiovisiva dell'Unione Europea. Vi sarà capitato sicuramente di andare al cinema e di vedere che molti film ricevono il contributo del programma Media, perché il programma Media, almeno in passato, ha dato il sostegno ai film e al patrimonio culturale dell'Unione Europea un alto contenuto storico e culturale. Quindi vi faccio un esempio: film tipo Shakespeare in Love, che comunque avevano una forte componente culturale, hanno potuto usufruire del cofinanziamento del sottoprogramma Media. Così come il sottoprogramma Media, per esempio, ha finanziato quella che è la collaborazione in rete delle sale cinematografiche. Sono tutti finanziamenti, appunto, utilizzati da media, e quando si va a vedere un film, molte volte lo vedete che c'è la pubblicità sul programma. In più, un'altra cosa, nell'attuale periodo di programmazione ci sarà un aumento degli investimenti nella promozione e nella distribuzione di opere, ma anche della narrativa innovativa europea, così come ci sarà la creazione di un repertorio online di film dell'Unione Europea per rafforzare la visibilità e l'accessibilità delle opere europee. Vi devo anche dire un'altra cosa: nell'ambito del sottoprogramma Cultura, per esempio, un altro filone di bandi molto importante è stato quello di finanziare la traduzione di opere europee meno note, perché a volte il patrimonio culturale europeo non è conosciuto all'estero a livello internazionale, quindi verso i paesi terzi, per mancanza di fondi. Con il sottoprogramma Cultura in realtà sono stati finanziati dei progetti, appunto, per la traduzione di opere valide a livello europeo, ma che per mancanza di fondi non erano conosciuti, in quanto non potevano essere tradotti. Quindi capirete bene l'importanza di questo finanziamento per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Poi abbiamo un'ultima componente, che è quella transettoriale,
che dà il finanziamento alle piccole e medie imprese che si occupano dei settori culturali e creativi, si occupa anche di favorire la cooperazione a livello di politiche culturali nell'Unione Europea per promuovere un ambiente mediatico che sia più libero, diversificato ma anche pluralistico e in più dà il sostegno ad un giornalismo di qualità e, come dicevo prima, anche alle attività di alfabetizzazione mediatica. Anche in questo caso, i soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione Europea possono partecipare a questo programma. Chiaramente tutti questi finanziamenti che vi sto presentando hanno come beneficiari gli enti che hanno sede all'interno dell'Unione Europea. Tutti gli Stati membri possono partecipare a questi programmi. In più, l'Unione Europea dà la possibilità ad alcuni gruppi di paesi di poter partecipare al programma. In genere questi sono sia i paesi di preadesione che i paesi del vicinato, però a volte anche degli altri paesi terzi, e questo in genere viene indicato nell'ambito del bando. Però dobbiamo dire una cosa, anche se è scritto che i paesi della preadesione possono partecipare al programma, bisogna poi verificare che questi paesi abbiano sottoscritto con la Commissione europea un memorandum of understanding in cui si impegnano concretamente a partecipare a questi strumenti finanziari. La quota parte del loro finanziamento in realtà poi avviene attraverso uno strumento finanziario che si chiama IPA o ENI, ma questo poi eventualmente lo vedremo un'altra volta, perché questo fa parte del gruppo di finanziamenti dell'assistenza esterna dell'Unione Europea. Quindi, in via eccezionale, possono essere sempre coinvolti anche paesi terzi quando questi possono contribuire a conseguire quelli che sono gli obiettivi del programma. Inoltre, a questo programma possono essere concesse delle sovvenzioni senza la presentazione di inviti a presentare proposte ad alcune istituzioni come lo European Film Academy e l'Orchestra dei Giovani dell'Unione Europea. Infatti non so se avete mai notato, a volte vengono finanziati, vengono pubblicati dei bandi, anche li ho visti proprio sulla RAI, dove cercano per esempio i giovani artisti per l'Orchestra dei Giovani dell'Unione Europea. Tutto questo è finanziato nell'ambito di questo programma. Altro programma molto importante che verrà riconfermato per il nuovo periodo di programmazione è il programma LIFE. Questo è il programma, diciamo, un po' principe dell'Unione Europea, perché è un programma che acquisirà sempre più importanza in questo periodo di programmazione, perché è quello che maggiormente dovrebbe contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici della Commissione Europea. Il budget, infatti, assegnato al programma è stato aumentato e ora siamo arrivati a una proposta di 5,45 miliardi di euro. L'approvazione del programma era prevista per ieri, ma non ne ho vista traccia, probabilmente ci sarà qualche giorno di ritardo. E quindi questo è stato uno dei programmi per i quali la Commissione europea ha proposto il maggior numero, di finanziamenti. Dobbiamo anche dire questo, che la Commissione europea ha integrato l'azione per il clima in tutti i programmi dell'Unione europea. In realtà LIFE è quello specifico a sostenere azioni nel settore ambientale, però poi vedremo che noi troveremo il tema ambiente nel programma Meccanismo per collegare l'Europa, nel programma Europa Digitale, nel programma Horizon, anche perché diciamo che il Green Deal e la transizione digitale sono le super priorità della Commissione europea in questo periodo di programmazione, ma queste due super priorità in realtà vanno a braccetto, nel senso possono funzionare soltanto se si alleano. Quindi vi dicevo, la Commissione ha integrato l'azione per il clima in tutti i grandi programmi di spesa dell'Unione Europea, quindi la troviamo nelle politiche di coesione, lo troviamo in tutti i settori in tutti i programmi che si occupano comunque di energia, trasporti e così via. In più, per onorare l'accordo di Parigi e quindi l'impegno di realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile che sono previsti dalle Nazioni Unite, la Commissione ha proposto che il finanziamento a favore del clima diventi una voce di spesa sempre più consistente in tutti i programmi dell'Unione Europea, destinando almeno il 25% della spesa dell'Unione Europea al conseguimento di questi obiettivi climatici.
Quindi, quali sono i due obiettivi fondamentali di questo programma? Innanzitutto quello di contribuire al passaggio all'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, basse emissioni di carbonio e anche che sia sempre più resiliente ai cambiamenti. E in più contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alle interruzioni e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire quanto più possibile lo sviluppo sostenibile. Quindi le principali caratteristiche del nuovo programma saranno un maggiore accento sull'energia pulita, un maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità. Il prosieguo del sostegno all'economia circolare e anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ma principalmente il programma si è proposto di essere sempre più semplice e più flessibile per fare in modo che sempre più enti possano utilizzare il programma e quindi essere in grado di rispondere alle sfide ambientali e climatiche. Devo dirvi un'altra cosa, come vi dicevo prima in apertura, questi sono programmi che prevedono la costituzione di un partenariato internazionale, europeo, per poter accedere al finanziamento, però ci sono delle eccezioni. LIFE è uno di quei programmi costituisce un'eccezione, perché prevede sia la presentazione di proposte di progetto a livello nazionale, ma prevede anche la proposta di progetto a livello europeo, e questo chiaramente viene indicato ogni volta negli inviti a presentare proposte che vengono pubblicati. Prevede due sottoprogrammi, uno che si occuperà delle azioni per l'ambiente, in particolare di natura e biodiversità e di economia circolare e qualità della vita, e un altro sottoprogramma che invece si occuperà di azioni per il clima, in particolare di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ma anche di transizione all'energia pulita. In più, l'azione che riguarda la natura e la biodiversità continuerà a sostenere i progetti di azione tradizionali volte a sviluppare, applicare e promuovere le migliori prassi in Europa. In più verranno finanziati nuovi progetti strategici per la natura, i cosiddetti SNAP in tutti gli Stati membri, che dovrebbero contribuire a integrare gli obiettivi di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di finanziamento, come per esempio tutti i programmi che riguardano l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Quindi questi SNAP, che sono la novità di questo periodo di programmazione, in realtà andranno a sostituire gli attuali progetti, o meglio i progetti integrati previsti nel periodo di programmazione precedente. Chi può partecipare? Soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi che verranno elencati poi nel programma di lavoro quando sarà pubblicato, così come i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. Ora, il punto di contatto di questo programma a livello nazionale è stato, fino al periodo di programmazione precedente, il Ministero dell'Ambiente. Sappiamo che ci potrebbero essere dei cambiamenti perché con l'istituzione del nuovo Ministero per la transizione ecologica probabilmente non sarà più l'ex Ministero dell'Ambiente a occuparsi del programma. Questo lo vedremo a breve perché immagino che verrà pubblicata l'informazione sul sito della Commissione europea. In genere c'è sempre una parte dedicata a punti di contatto nazionale e poi si può andare a verificare quale sarà il punto di contatto nazionale di riferimento. Altro programma molto importante che è stato riconfermato, che prima si chiamava semplicemente Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ma che nell'attuale periodo di programmazione è noto come RescEU, è un programma che chiaramente si occupa di creare una riserva di risorse utilizzabili nel caso in cui gli Stati membri, nel momento in cui si verificano delle catastrofi, non riescono a far fronte da soli e quindi chiedono all'Unione Europea un'assistenza supplementare che deve essere poi tra l'altro erogata in tempi molto stretti.
Quindi l'elemento chiave di questo programma è la costituzione di una riserva europea di capacità di protezione, di cui tutti gli stati membri che fanno parte mettono a disposizione gli aerei antincendio, le attrezzature di pompaggio ad elevata capacità per far fronte alle inondazioni, le capacità di ricerca e di soccorso in ambito urbano, per esempio in occasione dei terremoti, ma anche per esempio gli ospedali da campo e l'assistenza medica di emergenza che per esempio nel caso dell'emergenza Covid sono state messe in campo per aiutare le popolazioni sia per creare le strutture per ospitare i malati di Covid che non potevano essere ospitati nelle strutture ospedaliere, ma anche per, diciamo, per l'organizzazione delle vaccinazioni. Il programma ha due ambiti di azioni. Quello di uno che mira a rafforzare le capacità di risposta europea e un altro a potenziare tutte quelle che sono le attività di prevenzione e di preparazione qualora si dovessero verificare delle catastrofi. Quindi questi sono i due temi principali sui quali si sviluppa questo programma, cioè quello di cercare di creare a livello europeo una riserva comune di capacità che qualsiasi Stato membro può utilizzare nel momento in cui si dovesse verificare una catastrofe sul proprio territorio. Vedo una domanda: qualora non dovesse esserci più il Ministero della Transizione Ecologica nei prossimi anni, passerebbe nuovamente al Ministero dell'Ambiente? Non abbiamo idea, ma non abbiamo neanche idea se in realtà se il punto di contatto nazionale verrà spostato verso il Ministero della Transizione Ecologica. È una notizia che ancora non posso darle perché ancora non c'è l'informazione, probabilmente lo sarà successivamente. Come funziona il programma? Semplicemente, no, per spiegare un attimo, uno Stato membro decide di attivare il meccanismo di protezione civile per chiedere aiuto qualora si verifica una catastrofe sul proprio territorio. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, che ha sede a Bruxelles, al ricevimento della richiesta di assistenza, allerta tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo. In realtà poi vedremo, non sono solo gli Stati membri che partecipano al meccanismo. Se la capacità del pool europeo di protezione civile non è sufficiente per reagire alla catastrofe, allora la Commissione europea può reagire con RescEU, diciamo mettendo a disposizione degli ulteriori fondi e quindi per sostenere le azioni di emergenza nello Stato membro che ne ha fatto richiesta. Una volta che viene individuato, il sostegno richiesto viene inviato al paese che viene colpito dalla catastrofe. Ora, chiaramente la Commissione europea, nel momento in cui interviene con RescEU, comunque esercita un controllo operativo su quello che viene effettuato, però il paese interessato che ha fatto richiesta di aiuto deve anche garantire che le attività relative alla capacità RescEU siano attuate conformemente alle modalità di mobilitazione che vengono concordate previamente con la Commissione europea. La dottoressa Smaldone che chiede una sintesi dei bandi attualmente già aperti su tutti i programmi, è inutile che la facciamo, noi abbiamo una banca dati, dopo vi faccio vedere qual è il link a questa banca dati. Esatto, lista. No, scusami Raffaella, più che questa manda proprio dai link alla banca dati bandi, che è quella ancora più idonea, diciamo, a dare questo tipo di informazione. Perché noi abbiamo sia sul sito Formez, sia la banca dati, programmi comunitari 2021-2027 e all'interno di ogni scheda trovate i bandi che però si riferiscono solo a quello strumento finanziario. Se invece andate sulla banca dati bandi, esatto, questo link che vi ha messo ora nella chat Raffaella, qui trovate tutti i bandi per tutti gli strumenti finanziari, ma trovate anche bandi che non fanno parte sempre della Commissione europea, che però non fanno parte di specifici strumenti finanziari. Quindi lì voi avete tutto il quadro. E come vi dicevo prima, il meccanismo per la protezione civile in realtà
oltre a prevedere gli stati membri dell'Unione Europea, è aperto alla partecipazione di Islanda e Norvegia che ne hanno fatto richiesta, ma anche della Serbia, dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Turchia, perché così anche loro, mettendo a disposizione i mezzi, però poi sanno che possono avvalersi di questi strumenti qualora dovessero fare richiesta di aiuto, anche perché alcuni paesi, tipo il Montenegro e la Turchia, sono talmente diciamo vicini all'Europa che un aiuto è molto più facile che arrivi da noi che casomai facendo una richiesta di livello internazionale verso paesi terzi come la Russia e la Turchia, che comunque sono più distanti. Quindi, come vedete, questi sono tutti i paesi partecipanti. Anche qui abbiamo due bandi scadenza l'8 giugno, uno che riguarda le azioni di prevenzione e preparazione dei rischi transfrontalieri e un altro che riguarda prevenzione e preparazione per l'inquinamento marino e della costa. Chiaramente, voglio dirvi una cosa. Questi sono i bandi che stanno uscendo, ma ne escono tutti i giorni, quindi questa è la situazione oggi, ma è probabile perché questo settore dei bandi lo stiamo seguendo io e il mio collega Ludovico Carino come Europe Direct, può darsi che già oggi pomeriggio troveremo dei nuovi bandi, quindi prendiamo la situazione ad oggi, poi vedremo man mano quello che succede, ma andando al link che vi ha inviato Raffaella trovate sempre la situazione aggiornata. Altro strumento finanziario che è stato riconfermato per questo periodo, però che si occupa essenzialmente di creazione di infrastrutture, è il meccanismo per ricollegare l'Europa, che finanzia infrastrutture ad alta efficienza che dovrebbero collegare meglio i cittadini europei nel prossimo futuro, ma essenzialmente opera in tre settori, in quello dei trasporti per cercare di creare una mobilità sicura, pulita e connessa, nel settore dell'energia per rendere le reti energetiche sempre più accessibili, sicure e sostenibili e poi principalmente l'altro settore importante è quello del digitale, dove dovrebbe occuparsi di creare tutta l'infrastruttura a sostegno della rete a banda e ad alta a banda larga ad anche ad alta capacità, quindi anche del 5G. Quindi gli obiettivi quali sono? Quello di integrare meglio i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale per cercare di accelerare quanto più possibile la decarbonizzazione e la digitalizzazione dell'economia europea. Settori come la mobilità pulita ed elettrica richiedono tra l'altro una stretta integrazione sia tra il settore dell'energia che quello dei trasporti, ma altri esempi di questo tipo sono quelli della mobilità autonoma, quella dello stoccaggio dell'energia e quello delle reti intelligenti. In più, il meccanismo per collegare l'Europa, sì, come vi dicevo prima, si occuperà di creare le reti nei settori dei trasporti, dell'energia e del digitale, ma si occuperà anche di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, tenendo sempre in conto degli impegni che sono stati presi a livello internazionale di raggiungimento degli obiettivi nel settore dell'ambiente. Per questo periodo di programmazione, la Commissione addirittura ha proposto di aumentare del 47% rispetto al periodo precedente il finanziamento relativo a questo strumento finanziario. In fase di adozione, vedremo se questa, diciamo, richiesta è stata poi accordata. Chiaramente la Commissione europea propone di rafforzare la dimensione ambientale del meccanismo per collegare l'Europa, perché l'obiettivo è sempre quello di contribuire per il 60% della sua dotazione a raggiungere quelli che sono gli obiettivi in materia di clima, e questo sempre per, diciamo per il raggiungimento degli obiettivi nel clima per il 2050. Quindi per quanto riguarda le azioni dei tre settori chiave di questo programma, nel settore dei trasporti l'obiettivo è quello di sviluppare progetti di interesse comune per quello che riguarda le reti e infrastrutture efficienti e interconnesse, per come vi dicevo prima, per arrivare sempre più a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura. In più, diciamo, questo programma è quello che finanzia poi le cosiddette reti TEN-T, che sono queste reti transeuropee di trasporto, e se volete approfondire questa tematica vi invito a guardare
la registrazione, la videoregistrazione dell'evento che noi abbiamo fatto per l'anno europeo delle ferrovie, dove questo tema è stato in parte affrontato, cioè quello delle reti transeuropee nel settore dei trasporti. Per quanto riguarda l'energia, l'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e all'interoperabilità transfrontaliera intersettoriale delle reti, cercare di facilitare la decarbonizzazione e garantire quindi la sicurezza dell'approvvigionamento e cercare di agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energie rinnovabili. Per quanto riguarda il digitale, l'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di reti ad altissima capacità e quindi anche dei sistemi 5G, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'UE, collegandoli ai territori vicini, e poi c'è tutto il tema della digitalizzazione delle reti, dei trasporti e dell'energia. In questo caso non vediamo quello della sanità, il problema della digitalizzazione della sanità, perché lo vedremo tra poco, confluisce in un altro programma dell'Unione Europea. Altro programma importantissimo dell'Unione Europea, un attimo, vedo le azioni legate ai gemellaggi di città e gemellaggi tra reti di città nella nuova programmazione 21-27 è inserita nel programma Giustizia, Diritti e Valori? Sì, esattamente, è confluito lì. Quindi lo troverete in quella sezione lì, perché praticamente non esiste più Europa per i cittadini, ma esiste questo programma Giustizia, Diritti e Valori. Per quanto riguarda la ricerca dell'innovazione, viene riconfermato il programma Horizon, che ora si andrà a chiamare Horizon Europe, che subentra al precedente programma che si chiamava Horizon 2020. L'obiettivo è quello di rafforzare l'eccellenza scientifica e tecnologica, cercando di creare un vero spazio, di ricerca europea. Quindi Horizon ha come obiettivo quello di promuovere la circolazione dei ricercatori, ma anche di favorire la divulgazione della conoscenza scientifica e della tecnologia per cercare di realizzare uno spazio di ricerca europeo che sia sempre più competitivo e in grado di poter competere con, diciamo, i maggiori paesi a livello internazionale, quindi parliamo di Stati Uniti, Cina e così via. Nell'ambito del nuovo programma, gli investimenti in ricerca e innovazione saranno concentrati essenzialmente sulla lotta contro il cambiamento climatico, uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico e territoriale e anche il miglioramento della competitività in generale e la crescita che dovrà essere uguale in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi in realtà il nuovo programma agirà a supporto del rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione Europea e anche dello Spazio Europeo della Ricerca, il miglioramento della capacità innovativa, della competitività e dell'occupazione e anche nel perseguimento degli obiettivi prioritari per i cittadini a sostegno del modello socio-economico e dei valori dell'Unione Europea. Quindi il programma avrà quanto più possibile come obiettivo quello di contribuire ad aumentare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione in tutti i settori. Infatti, questa è, diciamo, la slide che è stata pubblicata dalla Commissione europea per spiegare brevemente il programma. Come vedete, in realtà i pilastri sono tre. Allora, Mia Fabri ci chiede: progetto per la nuova ciclovia tirrenica potrebbe accedere al meccanismo per collegare l'Europa? In realtà sì, perché noi sappiamo che il meccanismo per collegare l'Europa aveva una componente dedicata alle ciclabili. Ora dobbiamo vedere se questa componente continuerà ad essere inserita, diciamo, anche nella nuova versione. Ma molto probabilmente sì, perché la ciclabilità è uno dei grandi temi dell'Unione Europea, perché chiaramente contribuisce in maniera notevole al raggiungimento degli obiettivi climatici. Per ritornare a Horizon, abbiamo questi tre pilastri che sono importanti: quello della scienza dell'eccellenza, le sfide globali e un'industria europea più competitiva e quella di un'Europa più innovativa. E poi, come sempre, abbiamo un'azione trasversale per l'ampliamento della partecipazione e il rafforzamento dell'area di ricerca europea. Ma vediamolo un po' più nel dettaglio.
Per quanto riguarda l'eccellenza scientifica, questa verrà attuata attraverso il Consiglio di ricerca europea, il cosiddetto CER, che si occuperà di ricerca di frontiera con un approccio che questa volta sarà bottom-up, quindi partirà dal basso. Continuerà a finanziare quelle che sono le azioni Marie Curie, che sono queste borse di studio che permettono ai ricercatori europei di muoversi innanzitutto all'interno dell'Europa tramite borse di studio, ma gli permette anche di andare a effettuare delle ricerche in paesi che sono considerati all'avanguardia su determinate tematiche. Così come queste azioni hanno anche sempre permesso a ricercatori di paesi terzi che non hanno la possibilità economica di effettuare le loro ricerche nei loro paesi, di venirle a completare in Europa, sempre che chiaramente questo meccanismo delle borse di studio. Quindi, come vedete, è molto importante. In più, sempre le azioni Marie Curie hanno dato anche la possibilità di finanziare le borse di studio per il rientro dei cervelli, cioè dei ricercatori europei che sono andati a studiare, a effettuare le loro ricerche in paesi non europei e che poi non sono più tornati, perché chiaramente hanno ricevuto delle offerte di lavoro. In realtà le azioni Marie Curie hanno dato dei contributi per permettere poi il reinserimento di questi ricercatori in Europa. E in più, un altro tema importante è quello della creazione di infrastrutture di ricerca a livello mondiale integrate e interconnesse. Il secondo pilastro, che è quello delle sfide globali e della competitività industriale europea, è quella più importante, perché è quella che si muove un po' su tutti gli argomenti e quindi finanzierà le tecnologie fondamentali e anche le soluzioni a supporto di quelle che sono le principali politiche dell'Unione Europea per i prossimi anni e quindi in particolare in alcuni settori come sono quelli della salute, della cultura, creatività e società inclusive, sicurezza civile per la società, digitale, industria spazio, clima, energia e mobilità, alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente. Chiaramente tenete sempre presente che nel momento in cui si va a presentare una proposta di progetto nell'ambito del programma Horizon, il progetto deve avere un forte contenuto di ricerca e di innovazione, così come nel partenariato sarebbe bene includere enti di ricerca, istituti di ricerca, università e quant'altro. La terza priorità, che è quella dell'Europa innovativa, invece prevede lo sviluppo di innovazioni pionieristiche, creatrici di nuovi mercati ed ecosistemi favorevoli all'innovazione. E quindi nell'ambito di questa azione viene dato il sostegno tramite lo European Innovation Council, quindi il Consiglio Europeo per l'innovazione, che fornisce il sostegno a idee innovative che ha un potenziale pionieristico e che sono anche in grado di essere creatrici di mercato. Poi abbiamo lo European Innovation Ecosystems che mira a creare un ambiente favorevole per lo sviluppo dell'innovazione tramite l'instaurazione di legami con i diversi operatori dell'innovazione a livello regionale e nazionale. E poi abbiamo il cosiddetto EIT, quindi l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, che attraverso l'unione degli operatori fondamentali nel settore della ricerca, dell'istruzione e delle imprese, cercano di convogliare le loro idee attorno un obiettivo comune per cercare di favorire quanto più possibile l'introduzione dell'innovazione in Europa. Quali sono le principali novità in questo periodo di programmazione? Innanzitutto si avrà una semplificazione delle regole e quindi dovrebbe essere un pochino più semplice riuscire a partecipare al programma. Un'altra novità, appunto, è questa istituzione di questo Consiglio europeo per l'innovazione che, come vi dicevo prima, dovrebbe andare a supportare quelle che sono le innovazioni pionieristiche e maggiormente impattanti. In più, questo è molto importante, fornisce il sostegno diretto agli innovatori attraverso due strumenti di finanziamento: il Pathfinder, che fornisce sovvenzioni per le fasi iniziali fino alla fase precommerciale, e l'Accelerator, che invece fornisce le sovvenzioni e finanziamenti misti per lo sviluppo e la diffusione sul mercato, così come integrerà tutte le attività che sono previste dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia.
Non vi ho segnato i bandi dell'Horizon Europe, in realtà sono usciti e sono usciti proprio questi bandi del Consiglio Europeo per l'Innovazione, sia per il Pathfinder e l'Accelerator. Se non sbaglio, qualcuno addirittura è già scaduto, però chiaramente, siccome il periodo, chiedo scusa, il periodo di programmazione è appena iniziato, è probabile che ci saranno, no, non è probabile, sicuramente ci saranno ulteriori bandi. In più, chiedo scusa, altra caratteristica, è prevista una maggiore apertura, quindi questo principio della scienza aperta diventerà un po' il modus operandi di tutta Europa. Che cosa significa? Che i dati verrà dato libero accesso ai dati, questo per consentire la diffusione sul mercato e rafforzare il potenziale di innovazione e di risultati generati dai finanziamenti UE. Forse dovrei bere un po' di acqua, se mi date 2 secondi lo faccio perché effettivamente vado a prendere un po' di acqua. Scusate l'interruzione, questo è il bello della diretta. Allora, un'altra novità importante del programma Horizon, in scadenza diciamo, vedo che Raffaella intanto vi fornisce il link, perfetto, esatto, abbia fornito quello del Pathfinder, bravissima. Principali novità. Sono queste missioni, questo è un concetto che è stato introdotto nel nuovo programma. In realtà queste si ispirano al programma spaziale degli Stati Uniti Apollo. Che cosa sono? Sono un insieme di azioni interdisciplinari che puntano a dare soluzioni concrete a problemi rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini europei. Per ora sono state identificate 5 aree di missione. Uno è quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici, uno è la lotta al cancro, un altro tema è quello delle smart cities e quindi delle città climaticamente neutrali, altro tema delle missioni sarà quello degli oceani, mari, coste, corse d'acqua sicuri e un altro tema ancora è quello del suolo, ma anche dell'alimentazione sana. E quindi all'inizio di ogni anno la Commissione europea cercherà di identificare quali saranno poi le missioni specifiche da finanziare nell'anno in corso. Quindi questa diciamo un po' delle grandi novità del programma Horizon. In più, altra novità è questa nuova generazione di partenariati europei per ottimizzare il numero di partenariati che l'Unione Europea programma o finanzia in collaborazione con partner come l'industria, la società civile, le fondazioni di finanziamento, per fare in modo di aumentare l'efficacia e l'impatto nel conseguimento di quelle che sono le priorità di intervento previste dall'Europa nei prossimi anni. In più, sempre più Horizon lavorerà in sinergia con gli altri programmi dell'Unione Europea, per cercare di evitare quanto più possibile sovrapposizione e duplicazioni per quanto riguarda il finanziamento di, alcune azioni. I beneficiari del programma possono essere tutti gli enti pubblici e privati, però chiaramente sono particolarmente favoriti nel programma Horizon tutti quelli che sono gli istituti di ricerca, le università e gli istituti di innovazione, chiaramente. Ora abbiamo un altro programma, che è il programma per il mercato unico. Ora, questo programma in realtà va a inglobare 2 programmi esistenti nel periodo precedente. Uno era il programma COSME, che era un programma specifico per le piccole e medie imprese, e un altro invece era il programma per la tutela dei consumatori. Ora, entrambe le linee previste prima in questi 2 programmi sono confluite in questo programma per il mercato unico. L'obiettivo è quello di proteggere e rafforzare il ruolo dei consumatori e consentire a molte piccole e medie imprese quindi di prosperare.
come obiettivi specifici a quello di mantenere un elevato livello di sicurezza alimentare, fornire una maggiore protezione dei consumatori, cercare di incrementare la competitività delle piccole e medie imprese, migliorare la governance del mercato unico e quindi anche il rispetto delle regole del mercato unico, produrre e diffondere statistiche di alta qualità che poi devono orientare, diciamo, la Commissione sulle azioni future e anche quello di cercare di elaborare delle norme europee efficaci. I settori di intervento sono sei: sicurezza alimentare, protezione dei consumatori, competitività, un mercato unico efficace, statistiche europee e norme efficaci. Ora, senza che stiamo qui a leggere strumento per strumento, come vedete, abbiamo per ogni settore di intervento abbiamo degli obiettivi e quindi anche degli strumenti che verranno utilizzati per far fronte a quegli obiettivi. Faccio un esempio: prevenire e contrastare debelle le malattie animali e organismi nocivi per le piante. E quindi abbiamo che lo strumento finanzierà alcune azioni tipo la creazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Quindi, come vedete, per ogni settore che verrà coinvolto sono stati creati degli strumenti. Siccome poi vi diamo le slide, con calma potete prendere visione dei singoli strumenti e così via per la protezione dei consumatori, della competitività e anche per la creazione di un mercato unico efficace. Uno dei punti chiavi di questo programma è anche quello di armonizzare la legislazione, ma anche, e questo è un tema molto importante, semplificare la legislazione per fare in modo che le piccole e medie imprese possano sempre più prosperare in Europa, perché ricordiamolo, la piccola e media impresa è il vero motore pulsante dell'Unione Europea e quindi ecco perché questo particolare attenzione a creare un contesto favorevole per la loro espansione. In più vi volevo ricordare questo perché lo scorso anno, ecco, ora chiedo di nuovo a Raffaella di fare uno sforzo. L'anno scorso noi abbiamo organizzato un webinar sulle reti europee. Ce n'è una in particolare che vi volevo segnalare che si inserisce in questo contesto, che è la rete Solvit, che è la rete per la risoluzione dei problemi per i cittadini e le imprese. Se Raffaella riesce a risalire a questo webinar, potrebbe mettere nella chat il link dove potete andarvi a sentire quali sono le reti europee per i cittadini, che i cittadini possono utilizzare, diciamo, per in qualche modo è brutto dire questo termine, per difendersi dall'Europa, no, in realtà per migliorare quello che è il proprio contesto. Ora vedete, stiamo passando al programma per la salute che si chiama EU4Health. Come vedete c'è un piccolo pallino verde che io ho messo. Quando vedete questo pallino vuol dire che il programma è stato già adottato ufficialmente dalla Commissione europea, che vi ricordo, significa pubblicazione, in gazzetta ufficiale. Quindi questo è stato uno dei primi programmi, anche se vi devo raccontare un po' la storia perché è un po' buffa. In realtà nel periodo di programmazione precedente esisteva il programma per la salute. Programma per la salute che nel momento in cui hanno parlato del nuovo bilancio per l'Unione Europea era scomparso, nel senso le azioni, il programma in quanto tale era destinato a scomparire, ma le azioni della salute erano previste fondamentalmente nel Fondo Sociale Europeo che si andava a chiamare Plus proprio perché inglobava all'interno alcune azioni nel settore della sanità e in più, come al solito, la salute era prevista nell'ambito degli altri programmi, quindi il programma Horizon e così via. In realtà poi cosa è successo? È stata la pandemia. Nell'ambito delle misure adottate nell'ambito della pandemia ci si è resi conto che non si poteva far morire il programma salute, visto che in realtà la grande fragilità dell'Europa si è manifestata proprio nel settore della sanità con la pandemia. E quindi è ritornato a gran forza un nuovo programma interamente dedicato alla salute che si chiama EU4Health. Un'altra cosa che vi volevo dire, che avevo dimenticato di dirvi prima, nel momento in cui voi andate a utilizzare questi strumenti finanziari per delle proposte di progetto che avete in mente,
Non siate miopi, nel senso, se voi state pensando a un progetto nel settore digitale per la salute, sì, esiste il programma, Europa Digitale, ma esiste anche il programma della salute. Il programma della salute ha una forte componente nel settore digitale. Quindi, prima di focalizzarvi su un unico strumento, andate a studiare anche le opportunità che ci potrebbero essere nell'ambito di altri strumenti che finanziano, queste azioni. Uguale, per esempio, se noi vogliamo fare un progetto concentrato sulla digitalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, abbiamo sempre il programma Europa per il digitale, però noi sappiamo che azioni per il digitale possono essere finanziate anche nell'ambito del programma Erasmus+. Quindi io andrei a studiare quali sono le azioni sia nell'uno nell'altro del programma per vedere quali meglio si adattano alla proposta di progetto che io ho in mente. L'obiettivo del programma per la salute è quello di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere l'innovazione nel settore sanitario per far fronte a nuove e future minacce per la salute. Fornisce finanziamenti ai paesi dell'Unione Europea, alle organizzazioni sanitarie, ma anche alle ONG che si occupano del settore della salute. Come vi dicevo prima, in realtà la pandemia ha dimostrato che a livello di sanità c'è bisogno di un maggior coordinamento tra tutti gli stati membri, ma anche c'è bisogno di una maggiore capacità di prepararsi e quindi rispondere alle sfide sanitarie, ma principalmente la pandemia ha messo in luce che occorre investire maggiormente nei sistemi sanitari, così che in futuro ci troviamo pronti anche a nuove sfide, perché questa volta abbiamo avuto il Covid, poi potremmo avere qualche altro tipo di pandemia e non possiamo più farci trovare impreparati, perché abbiamo visto che noi possiamo confrontare questa pandemia a una nuova guerra, perché più o meno è stato quello il risultato che ha avuto un impatto economico molto forte e così via. In più, come vi dicevo prima, la Commissione europea in questo periodo di programmazione sta istituendo delle nuove agenzie esecutive, una di queste che si andrà a occupare del programma salute è questa nuova agenzia che si chiama per la salute e per il digitale che è entrata in attività il 1º aprile. Le azioni che prevede il programma per la salute sono essenzialmente tre: rafforzare la preparazione da una parte, rafforzare i sistemi sanitari dall'altra e anche rendere i medicinali e i dispositivi medici disponibili a prezzi accessibili per tutti. E quindi questo è molto importante, quindi c'è tutto il tema di produrre diciamo, innovazioni dal punto di vista di medicinali che però sempre devono anche essere attenti e sempre più verdi, quindi che siano anche meno dannosi per quello che riguarda l'ambiente. Anche in questo caso qui il programma prevede una forte integrazione con altri strumenti finanziari, in particolare col Fondo Sociale Europeo Plus, che vi ripeto, si occupa una componente di questo programma, si occuperà nello specifico di dare il sostegno a gruppi vulnerabili nell'accesso all'assistenza sanitaria, ma anche col Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che potrebbe essere utilizzato per migliorare le infrastrutture sanitarie a livello regionale. In più, la forte integrazione è prevista col programma Orizzonte Europa per tutta la componente che riguarda la sanità, per cercare di garantire il miglior uso dei risultati della ricerca e a facilitare l'adozione e l'ulteriore sviluppo dell'innovazione in materia di salute nei sistemi sanitari e nella pratica clinica. Tenete presente questo, che quando è scoppiata la pandemia, diciamo, con i soldi residui del periodo di programmazione precedente, l'Unione Europea pubblicò e finanziò in tempi veramente record pubblicò i primi bandi per la ricerca sul vaccino. Molte degli strumenti, dei vaccini che ora noi stiamo utilizzando, o comunque che sono ancora in fase di studio da parte dell'Unione Europea, sono stati finanziati con fondi europei e sono stati finanziati con fondi Horizon. E
in più un altro programma con cui si prevede una forte integrazione è RescEU, questo per quanto riguarda la costituzione di scorte di forniture mediche di emergenza e anche chiaramente con Europa Digitale per tutto ciò che riguarda la creazione dell'infrastruttura digitale che si rende necessaria per far funzionare i sistemi sanitari. Faccio un altro esempio, ho scoperto in questa occasione, proprio in occasione dei vaccini, che noi ora nella regione Lazio, e questa è veramente una novità molto recente, abbiamo un fascicolo elettronico disponibile digitalmente, questa è una novità, ma in realtà dovrebbe essere, secondo una mia modesta opinione, disponibile a livello nazionale, ma principalmente dovrebbe essere disponibile a livello europeo. Vedo una domanda. Integrazione significa che un bando accede a diversi programmi in termini di fondi, giusto? No, non è tanto questo. Più che altro quello che si può prevedere nell'integrazione è di fare dei progetti dove con una parte, faccio un esempio, con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale io posso ristrutturarmi un ospedale che casomai è stato abbandonato. E quindi posso pagare quello che è proprio la ristrutturazione dell'infrastruttura. Con un programma di ricerca e sviluppo tecnologico io posso studiare, posso finanziare diciamo degli strumenti innovativi che possono dotare quell'ospedale di strumenti diagnostici di altissima capacità. Quindi l'integrazione è poter lavorare su un percorso utilizzando i vari strumenti finanziari per arrivare a un obiettivo finale che è quello di avere non solo un ospedale nuovo, ma un ospedale che sia dotato anche delle attrezzature più evolute, per esempio per la diagnostica contro il cancro, per le malattie infettive e così via. Esatto, in materia Raffaella lo sta spiegando molto bene. Devono essere complementari tra di loro, però chiaramente non possiamo finanziare la stessa azione con due finanziamenti diversi, devono essere complementari, cioè io mi finanzio l'ospedale col Fondo Sociale Euro col Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Poi, per tutto quello che riguarda, per esempio, la formazione degli operatori, io posso utilizzare o il programma EU Health Program o casomai un Erasmus. E poi posso dotare di apparecchiature sofisticate l'ospedale utilizzando il Fondo Horizon. Noi possiamo fare modo di far confluire su una stessa idea progettuale i vari fondi proprio per dargli maggiore potenzialità. I beneficiari sono stati membri, organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali che chiaramente si occupano di questi temi, ma anche alcune agenzie dell'Unione Europea che si occupano della gestione della sanità. Altro programma molto importante, questa è una novità proprio di questo periodo di programmazione, è il programma per l'Europa Digitale, lo dice la parola stessa, è un programma che si occuperà della trasformazione digitale dell'Europa, che dovrà andare poi a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Quindi il programma cercherà di potenziare le capacità dell'Europa nei settori chiavi delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala e in più amplia la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato. Chiaramente di questo programma ne ha parlato 2 giorni fa Vittorio Calapice della rappresentanza in Italia della Commissione Europea nel webinar che noi abbiamo organizzato sulla transizione digitale. Quindi se volete approfondire questo tema del digitale, vi ricordo di guardare anche la videoregistrazione di quel webinar. Sono 5 i settori su cui si concentrerà il programma Europa Digitale. Uno, il calcolo ad alte prestazioni, quindi il supercalcolo. Un'altra azione si occuperà specificamente dell'intelligenza artificiale. Un'altra azione si occuperà di tutte quelle che sono le tematiche relative alla cibersicurezza e alla fiducia dei cittadini nei confronti di questi strumenti, competenze digitali avanzate e poi un'ultima azione si occuperà di implementazione e impiego ottimale della capacità digitale, ma anche della interoperabilità.
Evito di andare a guardare, le singole azioni che vengono finanziate, però c'è una cosa di cui vi volevo parlare, che è molto importante, che è la creazione di questi Digital Innovation Hub, che verranno istituiti in tutti gli Stati membri e che fungeranno da sportelli unici per le piccole e medie imprese, ma anche per le pubbliche amministrazioni, e forniranno l'accesso a competenze tecnologiche, strutture di sperimentazione, oltre a offrire consulenza per valutare meglio la fattibilità economica dei progetti di trasformazione digitale. Quindi, inoltre verrà dato anche il sostegno a una rete di poli dell'innovazione digitale, Digital Innovation Hub, affinché sia garantita la copertura geografica europea più ampia possibile. Quindi, come vedete, questi Digital Innovation Hub avranno proprio l'obiettivo di fornire consulenza a imprese e pubbliche amministrazioni che vogliono orientarsi verso una massiva digitalizzazione dei propri servizi e quindi possono avvalersi di esperti che li guideranno in questo percorso. Questa è veramente un'azione molto importante della Commissione europea. Tra l'altro, proprio a settembre è scaduto il primo bando dove c'è stata la presentazione nazionale per i poli europei di innovazione digitale. Per quanto riguarda l'Italia, il polo è stato previsto a Bologna, cioè non è che è stato previsto, è quello che ha vinto il bando. Allora, ora questi andiamo un po' più veloci perché sono i fondi, questi sono un po' specifici per gli operatori di settore e sono i programmi previsti nel settore dell'asilo, della migrazione e delle frontiere visti. Allora, la Commissione, per questo periodo di programmazione ha proposto di aumentare i fondi. Chiedo scusa, come raggiungere il Digital Innovation Hub? Esiste il programma Europa Digitale, creeranno una pagina dedicata, ma forse esiste già, non mi ricordo. Nella pagina dedicata ci saranno sicuramente l'elenco dei Digital Innovation Hub a livello nazionale, quindi basta cliccare e vedere chi se ne occupa. Vi ripeto, quello nazionale dovrebbe essere a Bologna. Siccome vi ripeto, il bando è scaduto a settembre, mentre si fanno tutte le formalizzazioni, è probabile che non sia ancora pienamente operativo, quindi aspettate ancora qualche mese prima di contattarli perché si stanno. Ecco, perfetto, Raffaella, come sempre, efficientissima, ci sta dando l'informazione. Quindi vi dicevo che la Commissione europea ha proposto di aumentare i finanziamenti nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere, della sicurezza, ma anche della difesa. E quindi sono stati, diciamo, proposti quattro nuovi fondi. Abbiamo il Fondo Asilo e Migrazione, che è stato in realtà va a subentrare all'attuale AMIF, che però verrà trasformato e potenziato. Poi abbiamo il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che comprende sia l'ex strumento per la gestione delle frontiere e i visti del periodo di programmazione precedente, ma anche un nuovo strumento che è lo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Poi abbiamo un fondo per la sicurezza interna che avrà tre nuovi obiettivi: l'aumento dello scambio delle informazioni, l'intensificazione delle operazioni congiunte transfrontaliere e il rafforzamento delle capacità per contrastare e prevenire la criminalità. E poi abbiamo un fondo europeo per la difesa che esisteva già nel periodo di programmazione precedente, che avrà come obiettivo quello di coordinare, integrare e amplificare gli investimenti nazionali nel settore della ricerca, nel settore della difesa, quindi anche nello sviluppo di prototipi e nell'acquisizione di tecnologie e materiali di difesa. Anche in questo caso, questo programma qui va a stretto braccetto con una delle azioni previste dal programma Horizon, che si occupa proprio dello sviluppo di società sicure. Quindi, come dicevamo, abbiamo il Fondo Asilo e Migrazione che va a sostituire, o meglio, a continuare le attività del precedente Fondo Asilo e Migrazione. Avrà come obiettivo quello della creazione di un sistema comune europeo di asilo, che però dovrà diventare sempre più forte ed efficace.
darà un maggior sostegno a tutte le attività relative all'integrazione dei migranti, ma anche si occuperà di rimpatri più rapidi e più frequenti. Questo chiaramente lavorando in stretta collaborazione con i paesi dai quali questi migranti provengono. Quindi, riassumendo, il programma cercherà di sostenere gli sforzi degli stati membri che danno accoglienza a quelli che richiedono asilo e quindi il programma metterà anche in atto tutta una serie di misure di integrazione, che a volte può andare anche da una prima assistenza a corsi di lingua per insegnare appunto la lingua in cui loro vogliono andare a risiedere e così via. Sostiene lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e migrazione, quindi facilita la gestione efficace della migrazione esterna, compreso i rimpatri e una cooperazione rafforzata con i paesi terzi. Garantisce anche poi le sinergie con la politica di coesione, che sostiene l'integrazione poi socio-economica con la politica esterna, che affronta la dimensione esterna, comprese le cause profonde che poi determinano la migrazione, nonché anche la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della migrazione, ma anche di tutti i problemi che sono legati alla sicurezza. È stato proposto un budget di 8.705 milioni di euro, di cui 5.523 milioni saranno assegnati ai programmi nazionali in regime di gestione concorrente. Che cosa significa? Che questo programma, questi fondi che si occupano di asilo e migrazione, frontiere esterne, difesa, in realtà sono un po' gestiti come fondi strutturali. Quindi abbiamo a livello nazionale un'autorità responsabile che si occupa di adottare il programma operativo, ma anche di pubblicare tutti i bandi, e però rientrano sempre nella gestione diretta della Commissione europea, perché i fondi prevedono anche la pubblicazione di bandi a livello europeo che permettono poi a tutti gli stati membri di collaborare tra di loro. Ecco perché diciamo il programma viene distinto nel budget in due sezioni, quindi una parte viene destinata per la gestione concorrente, quindi viene gestito a livello nazionale dagli stati, probabilmente per l'Italia dal Ministero dell'Interno, e invece 3.382 milioni di euro sono assegnati allo strumento tematico, quindi allo strumento che poi pubblicherà i bandi per permettere di fare delle azioni a livello europeo. Poi, questo è importante, che le dotazioni per gli Stati membri si basano su criteri oggettivi legati all'asilo, quindi per esempio quanti migranti riceviamo e così via. Ma anche, diciamo, alle azioni collegate al contrasto della migrazione irregolare, compresi i rimpatri, e queste verranno aggiornate nel 2024, che però avranno effetto a decorrere dal 2025 sulla base degli stati statistici più recenti che verranno man mano resi disponibili. Poi abbiamo il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che va a subentrare allo strumento per la gestione delle frontiere visti nell'ambito che era previsto nel periodo di programmazione precedente, nell'ambito del Fondo della sicurezza interna, e subentra anche allo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. L'obiettivo di questo strumento è quello di rafforzare le frontiere comuni dell'Unione Europea, in particolare grazie alla Guardia di Frontiera e Costiera Europea. Vi ricordate che quando avevamo parlato della priorità della nuova Commissione, avevamo parlato che una delle priorità era proprio la costituzione di questa Guardia di Frontiera e Costiera Europea. Questa in realtà verrà finanziata nell'ambito di questo fondo. In più, questo fondo integra, come vi dicevo prima, anche lo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Questa è un po' un'eccezione, perché normalmente questi finanziamenti non forniscono le attrezzature, ma questo fa un'eccezione perché per poter operare un maggior controllo doganale a livello europeo, le varie dogane devono poter comunicare tra di loro, e questo possono farlo solo dotandosi di alcune attrezzature che permettano l'interoperabilità e lo scambio dei dati. Ed ecco perché in questo caso la Commissione europea ha deciso di finanziare proprio le
le attrezzature. Anche qui, come nel caso del fondo precedente, abbiamo una suddivisione della dotazione finanziaria in due tranche, una destinata per il controllo doganale e invece un'altra tranche che è di 4.612 milioni di euro per il sostegno finanziario per la gestione delle frontiere dei visti, di cui come sempre una parte viene assegnata ai programmi nazionali in regime di gestione concorrente, invece un'altra parte va a finanziare i bandi che verranno pubblicati a livello europeo. Vedo che ho ancora 30 minuti, quindi vedo che ce la faremo tranquillamente a finire la nostra relazione. Il Fondo per la sicurezza interna prosegue l'attività del Fondo della sicurezza interna del periodo precedente a tre obiettivi: l'aumento dello scambio di informazioni, l'intensificazione delle operazioni congiunte trasfrontaliere e alcune azioni che hanno l'obiettivo specifico di contrastare e prevenire la criminalità. Questo nuovo fondo in realtà ingloba un po' quelle azioni che erano previste nell'ambito dello strumento di polizia che faceva parte del fondo di sicurezza interna nel periodo precedente. Ed è uno strumento volto a rafforzare appunto la cooperazione operativa per lo scambio informativo delle attività di contrasto alla criminalità, al terrorismo e anche alla radicalizzazione. Questo nuovo fondo per la sicurezza interna è basato su una ripartizione 60%-40%, quindi 1,25 miliardi di euro del fondo sono assegnati agli Stati membri fin dall'inizio e questo gli permetterà di effettuare investimenti a lungo termine in materia di sicurezza e poi 1 miliardo, quindi il 40% è riservato allo strumento tematico e quindi che dovrebbe dare un sostegno mirato affinché gli Stati membri possano reagire in modo più efficace in caso di emergenza oppure qualora dovessero sorgere dei problemi di sicurezza che non erano stati previsti. Possono essere finanziate varie azioni, cioè tutti i problemi di sicurezza imprevisti e che quindi richiedono anche a volte una risposta a livello internazionale. Faccio un esempio, quella che potrebbe essere stata per esempio la lotta all'ISIS, quella era una lotta che non era stata prevista e che ha richiesto poi alla fine la collaborazione tra i vari paesi per poter rispondere. E altre azioni finanziabili sono lo sviluppo della preparazione nazionale alle emergenze a tutti i livelli e in tutti i settori. Inoltre il finanziamento comprende il sostegno alla riduzione della domanda di droga, come per esempio attraverso l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione verso questi temi. Chiaramente questo fondo però prevede anche delle azioni che non possono essere finanziate perché dovrebbero rientrare nella normale routine degli Stati membri e queste per esempio sono le azioni che sono mirate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale, insomma tutte quelle azioni di cui si occupa normalmente uno Stato. Quindi questo è importante questa distinzione. Questo qui ci andiamo molto velocemente, il Fondo Europeo per la Difesa, perché è un fondo per il quale, a meno che non sia degli operatori nel settore della difesa, è un fondo che viene utilizzato dagli operatori del settore, quindi da tutti coloro che si occupano di difesa, per cercare di migliorare le prestazioni delle capacità future, ma principalmente quello di introdurre nuovi prodotti e tecnologie finalizzate alla difesa. Quindi finanzia essenzialmente progetti di ricerca e anche iniziative di sviluppo che hanno come obiettivo quello di rafforzare i sistemi di difesa degli Stati membri. Parlavamo del Fondo Giustizia, Diritti e Valori e vi dicevo che era diviso in due sottoprogrammi, il programma Diritti e Valori e poi abbiamo il programma Giustizia. Il Fondo Giustizia subentra al programma giustizia del periodo precedente. Anche questo è un programma sul quale andrò velocemente perché è un programma che si occupa, cioè che viene utilizzato essenzialmente da tutti coloro che operano nel settore della giustizia, perché l'obiettivo è quello di favorire la cooperazione giudiziaria in materia di diritto civile e di diritto penale, ma anche come obiettivo quello di promuovere lo Stato di diritto.
E poi finanzia azioni per favorire la formazione giudiziaria e promuovere una cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune. E poi altro obiettivo è quello di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, mettendo a disposizione strumenti di ricorso efficace. Tra l'altro, il programma intende pure promuovere procedimenti civili e penali efficienti e ne abbiamo sentito parlare in questi giorni sul nuovo piano, il nuovo recovery plan. Una delle azioni che viene previste a livello nazionale è quello di velocizzare i procedimenti civili e penali, rafforzare e sostenere i diritti delle vittime della criminalità, come pure i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali. Quindi possono essere finanziate varie azioni di sensibilizzazione e formazione su questi temi, azioni per l'apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone prassi tra operatori del settore, attività di analisi e di monitoraggio per cercare di migliorare quanto più possibile la conoscenza, dei potenziali ostacoli al buon funzionamento della giustizia in Europa, sviluppo e utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione per migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari, la cooperazione, ma anche le attività di interoperabilità transfrontaliera e sviluppo delle capacità delle principali reti a livello, europeo. Chi può partecipare? Le ONG che si occupano di questi temi, gli organismi per le pari opportunità, le amministrazioni pubbliche, le reti giudiziarie e le università, chiaramente tutte le università che si occupano di diritto. Ora andiamo veloce perché abbiamo tutta una serie di programmi settoriali che sono un po' più lontani, diciamo, forse dal nostro interesse, però è sempre bene sapere che esistono. E in particolare parlo del programma Pericle, questo è un programma che viene ormai, siamo alla quarta edizione, quindi sono quattro periodi di programmazione che viene riconfermato perché si occupa della protezione delle banconote e delle monete in euro per fare in modo che non siano contraffatte, ma si occupa anche di frodi finanziarie. E quindi più che altro permette la collaborazione tra i vari stati membri dell'Unione Europea per favorire la collaborazione in questo settore attraverso azioni che riguardano lo scambio e la diffusione di informazioni, può prevedere proprio delle attività specifiche di assistenza tecnica, scientifica operativa e anche in questo caso può prevedere l'acquisto delle attrezzature sempre in un'ottica di cui avevamo parlato prima per poter collaborare meglio i vari stati membri tra di loro, è necessario a volte dotarsi di alcuni server che possano far comunicare i vari uffici tra di loro. Chiaramente, oltre, diciamo, a tutti gli operatori del settore, questo programma prevede la collaborazione anche con tutti quegli istituti finanziari che in qualche modo, sono chiamati in causa nel momento in cui si parla di frode e di contraffazione, monetaria. Quindi parliamo del sistema delle banche centrali nazionali, ma anche della Banca Centrale Europea, i centri di analisi nazionali e così via. Una particolarità, il programma non coinvolge soltanto gli stati membri dell'Unione Europea, in realtà coinvolge anche tutti quegli stati membri che non fanno parte dell'Unione Europea, ma che hanno adottato l'euro come moneta nazionale. Quindi parliamo un po' di tutti quelle, tipo la comunità autonoma delle Isole Canarie, che comunque è di pertinenza della Spagna. Ma parliamo anche di alcuni paesi, tipo il Kosovo, il Montenegro, che sono paesi dei Balcani che non fanno parte dell'Unione Europea, ma che non avendo un sistema di banche centrali hanno deciso di adottare l'euro come moneta nazionale e chiaramente anche lì si va a cercare di operare perché tra l'altro questi sono paesi che di contraffazione e frode forse ci possono insegnare qualcosa e quindi attraverso il loro coinvolgimento si cerca di andare a operare anche lì. Vedo che c'è una domanda da parte di Patrizia Polidori. Dice: Salve Raffaella, sono interessata nello specifico ai progetti LIFE. È possibile vedere una call for proposal aperta per questo programma? Non ci sono ancora call for proposal aperta per questi programmi.
Vedremo nei prossimi giorni e li controlleremo e vedremo se esce qualcosa, altrimenti dovremo trovare un altro programma che può essere utile. Forse potremmo pensare a un Erasmus, poi vediamo. Ora su questo si concentrerà Raffaella. Il programma, poi abbiamo il programma antifrode dell'UE che subentra un programma che si chiamava Hercule, anche questo è un programma che per molti anni è stato finanziato dall'Unione Europea. Ha un triplice obiettivo, quello di prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Fornisce gli strumenti per l'assistenza reciproca in maniera doganale e sostiene la segnalazione di frodi e irregolarità da parte degli stati membri. Ah, vedo un'altra domanda. Ornella Nonni, salve, prevedete di organizzare un webinar su Life Horizon? Allora, vi dico subito. Come Europe Direct, noi abbiamo, quindi non MOOC Regione Sicilia, però come Europe Direct, noi abbiamo nel nostro piano di azione l'organizzazione di alcune giornate informative in raccordo con i punti di contatto nazionale di questi programmi. Quindi sì, la risposta è sì, seguiteci perché potremo organizzare proprio ieri parlavo con un ex nostro collega che ora lavora all'APRE come punto di contatto nazionale e stavamo proprio pensando di organizzare qualcosa su questi temi. Tenendo presente una cosa però, che la Commissione europea ci ha dato due compiti per quest'anno, quello di lavorare sulla transizione digitale e la transizione verde. Quindi probabilmente saranno questi temi ai quali noi presteremo maggiore attenzione. Sicuramente Life sì, perché Life entra in tutti questi obiettivi, però poi parleremo molto di transizione digitale sempre quest'anno. Poi chiaramente noi continueremo la nostra attività per i prossimi 5 anni e quindi man mano li affronteremo un pochino tutti. Volevo però dirvi a questo proposito di una cosa, dovreste cercare un po' di seguire no i nostri focus su web dove noi diamo notizia di queste. Ecco, brava. Raffaella vi sta indicando di iscrivervi alla nostra newsletter perché noi lì abbiamo noi a causa del DGPR, quindi del decreto per la protezione dei dati, non possiamo più come prima inviare inviti a casaccio. Noi prima facevamo un po' di azione di divulgazione di questo tipo, ora chiaramente per la tutela della privacy non lo possiamo più fare. L'unico modo che abbiamo per poter comunicare con voi è farvi iscrivere alla nostra newsletter, perché nel momento in cui voi vi iscrivete dovete dare il consenso al trattamento dei dati. In realtà voi ricevete la nostra newsletter una volta al mese, dove noi in realtà indichiamo gli eventi che andiamo a organizzare, però in realtà questa newsletter ci serve anche per mandarvi gli inviti quando stiamo organizzando qualche giornata informativa o qualche evento particolare. Quindi se vi iscrivete alla newsletter, risolviamo il problema, vi possiamo aggiornare costantemente. Tenete presente che il massimo delle notizie che potete ricevere da noi in un mese sono due, quindi una newsletter, e se abbiamo un evento imprevisto che viene organizzato immediatamente, ve ne diamo comunicazione. Quindi non siamo invasivi, riceverete da noi solo due mail. Quindi, come vi dicevo, abbiamo questo programma antifrode che si occupa poi di finanziare lo sviluppo di strumenti informatici avanzati, attività di formazione mirate, scambio di informazioni e buone pratiche tra le autorità antifrode in Europa e conferenze di esperti per favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione transnazionale. I beneficiari sono tutte le amministrazioni nazionali o regionali, sia degli Stati membri che di paesi terzi, ma anche gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro. Analogamente abbiamo un altro programma, Fiscalis, anche questo è per gli esperti di settore perché si occupa della collaborazione tra le autorità fiscali nazionali nella lotta contro la frode e l'evasione fiscali. Qui non mi soffermo molto perché questi sono dei programmi molto specifici che più che altro interessano coloro che si occupano di queste tematiche all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Altro programma, questo è stato uno dei primi programmi che è stato adottato, infatti vedete il pallino verde, questo è il programma Dogana, anche questo subentra un programma che esisteva nel periodo di programmazione precedente, che si occupa di collaborazione tra le autorità doganali per cercare di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e anche dei suoi stati membri e quindi garantire la sicurezza all'interno e anche cercare di tutelare l'Unione da tutte quelle che sono le attività legate al commercio sleale e illegale e diciamo alle pratiche poco ortodosse. Quindi in realtà anche in questo caso prevede più che altro azioni che finanziano la collaborazione tra le autorità preposte, quindi si possono organizzare riunioni ed eventi, anche analisi ed indagini, ma anche poi, come vi dicevo, la possibilità di finanziare gli strumenti informatici per favorire la cooperazione tra le autorità doganali. Ultimo strumento che non è proprio uno strumento diretto, però è importante comunque averne un po' di coscienza. E questo fondo InvestEU, questo è un programma affari di investimento dell'Unione Europea che ha come obiettivo quello di rilanciare l'economia europea. E quindi l'obiettivo è quello di fornire finanziamenti a lungo termine per sostenere le politiche dell'Unione nel quadro della ripresa dalla crisi economica che in realtà ci stiamo trovando ad affrontare. In realtà accorpa un gran numero di programmi di finanziamento del periodo di programmazione precedente, rifacendosi un po' al modello che fu adottato a suo tempo dal piano Juncker, che era il piano per gli investimenti per l'Europa, che in realtà ha permesso di conseguire degli importanti risultati. Ricordatevi che questo piano ha previsto anche, per esempio, la ristrutturazione del sito di Pompei, quindi sono state fatte delle grandi opere che senza questi finanziamenti non sarebbero stati possibili. In realtà, con InvestEU, la Commissione intende rilanciare l'occupazione, gli investimenti e l'innovazione attraverso essenzialmente degli strumenti. Uno di questi è il fondo InvestEU che fornisce materialmente dei finanziamenti. Poi esiste un polo di consulenza InvestEU che è un po' come gli Innovation Hub, è un polo di esperti che può intervenire qualora un paese stia per programmare un grosso investimento e però prima di avventurarsi nell'investimento vuole chiedere il conforto da parte di esperti, quindi può rivolgersi a questo polo di consulenza, come vedete. Vi ho messo il link e poi essenzialmente il programma ha attivato un portale che è appunto il portale InvestEU, dove praticamente cerca anche un po' di fare da punto di incontro tra domande e offerta, quindi tra progetti che potrebbero essere finanziati e investitori che potrebbero essere interessati a finanziare quei progetti. Sono quattro i settori di intervento di InvestEU: infrastrutture sostenibili, ricerca, innovazione e digitalizzazione, piccole e medie imprese, investimenti sociali e competenze. Quindi il portale è fatto molto bene, è accessibile anche in lingua italiana, quindi vi consiglio di andare a consultarlo perché vedete come è stato strutturato. Chiaramente per garantire il rapido utilizzo anche a livello locale, InvestEU è stato attuato in partenariato con la Banca Europea per gli Investimenti, il Fondo Europeo per gli Investimenti e anche tutta un'altra serie di partner esecutivi, tra cui gli istituti finanziari internazionali e le banche e istituti nazionali di promozione. Ma tutta l'informazione relativa a questo fondo lo trovate sul portale InvestEU. Che è questo, lo vedete, cioè sono le tre sezioni dove il finanziamento, il polo di consulenza e il portale dove ci sarà questo incrocio domanda offerta di investimenti. Ultima, diciamo, informazione è quella dell'istituzione delle nuove sei agenzie esecutive. Che sono partite ora dal 1 aprile, una è l'Agenzia esecutiva per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, un'altra è l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale, poi è stata istituita l'Agenzia esecutiva per la ricerca, che chiaramente si occuperà di tutto quella che è la tematica relativa ai programmi Horizon, e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione.
chiedo scusa per l'innovazione delle piccole e medie imprese, poi esiste l'Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo della Ricerca e l'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura. E queste saranno le nuove agenzie esecutive che andranno un po' a gestire alcuni programmi, quindi quella per il salute digitale si occuperà sia del programma per il digitale che per il programma U4Health, avremo appunto quella per la ricerca che si occuperà del programma Horizon e così via. Anche l'ente locale può beneficiare del programma Invest EU, sì, bisogna però trovare l'investitore, quindi questo è bene chiedere al polo di consulenza, dipende dal tipo di investimento che si deve fare e dalle caratteristiche. Tutti i finanziamenti diretti hanno un contributo al 100%, ecco, ho dimenticato di dire una delle cose più importanti. Grazie Giuseppe per la domanda. No, nessuno di questi finanziamenti riceve un contributo al 100%. Ne avevamo parlato l'altra volta quando abbiamo parlato di fonti di informazione. Nel caso di finanziamenti diretti è sempre un cofinanziamento, quindi una parte di soldi viene messa a disposizione da parte della Commissione europea, un'altra parte del finanziamento viene messo a disposizione dei partner che partecipano al progetto. La quota di cofinanziamento viene indicata negli inviti a presentare proposte. In casi molto eccezionali abbiamo il finanziamento al 100%, come in alcune azioni del programma Horizon. Ma vi ripeto, sono casi eccezionali, non è la norma. Velocemente vi ricordo che noi abbiamo un focus web dedicato interamente ai finanziamenti diretti. Ne avevamo parlato già quando abbiamo parlato di fonti UE, che è il programmicomunitari.formez.it. Nel cerchietto in rosso trovate tutte le banche dati, cui link vi sono stati forniti da Raffaella nel corso di questa presentazione. Abbiamo la banca dati programmi comunitari. Vedete che per i programmi che non sono stati ancora adottati ufficialmente, tra parentesi, abbiamo indicato proposta. In realtà, dove non trovate proposta, vuol dire che il programma è stato tipo Dogana, in seconda posizione, è stato già adottato. All'interno trovate una descrizione, i bandi collegati a questo programma e ulteriore documentazione, come per esempio la decisione di adozione della Commissione europea nel momento in cui viene adottato il programma. In più abbiamo la banca dati bandi, vi aveva dato il link anche Raffaella prima, è qui che potete vedere e consultare tutti i bandi scadenza partendo da quello più recente e man mano andando verso quello più distante. Io avrei finito. Non vi chiedo se ci sono domande, perché in realtà le domande ci sono state e abbiamo risposto man mano. Tenete presente che abbiamo ancora 5 minuti. Se volete in questi 5 minuti ancora dirmi qualcosa, altrimenti vi faccio io una domanda e vi chiedo di rispondere in chat. Vi volevo chiedere se vi è piaciuto questo corso. Se lo avete trovato utile diciamo, per le attività che svolgete normalmente, tenete presente che questo è stato un corso per tutti i cittadini, quindi avevamo una platea un po', diciamo, disomogenea, e quindi per noi era anche un pochino difficile cercare di capire come poter orientare il corso. Però vedo feedback positivi, questo mi fa molto piacere. Con voi cittadini avremo un secondo percorso in ottobre sulle competenze digitali, quindi non sarà però fatto attraverso webinar, sarà essenzialmente un percorso fatto online attraverso video lezioni, registrazioni e così via. Abbiamo l'ultima, vi ricordo l'ultimo appuntamento che è quello della prossima settimana con Raffaella. Lì potete vedere realmente come si presenta una proposta di progetto. Voi mi state ringraziando, ma anch'io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato, ma anche diciamo, per il vostro feedback. Per noi è stato un gran piacere. Ci dispiace che sta per finire il corso, perché ormai abbiamo solo più un appuntamento, ma sicuramente ci rivedrete, nel senso, seguiteci anche sulle attività di Europe Direct, perché abbiamo in mente di fare tante altre cose anche interessanti.
Quindi vi ringrazio e a questo punto possiamo chiudere la